spalle. Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso con la camisa piena di magente. Qui sono pronto, solo un attimo, non è Marina, vuoi registrare subito che devo schiarire le voci, ho visto gli esercizi veramente meravigliosi. Dice, seconda. Pronto. Due cubetti di ghiaccio, quattro gocce di lime, due foglie di basilico. A shakerare il tutto sarà con noi il barman stellato Salvatore Calabrese, che ha denominato questo nuovo cocktail Clyster One. Facciamo entrare il barman stellato Salvatore Calabrese. Benvenuto Salvatore. Che ha denominato questo cocktail Clyster One. Grazie Salvatore, andiamo a shakerare. Andiamo di shakeraggio. Già pregusto, pregusto con gioia. Diamoci dentro Salvatore. Tornando in un'area in cui è un po' più competente, lei ha spesso fatto degli esperimenti, ha sempre unito dei DNA diversi, ma mi ha detto che questa settimana state facendo un reverse engineering, esatto, smontando, sì, e cercando di capire come sono composte. Bisogna andare alcune... a decomporre, bisogna a decomporre. Andare a decomporre perché okay. La fiducia è giusta, però... Sì. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Bravi. Sappiamo cosa ha fatto Pasteur, per esempio, la penicillina e cose. Sappiamo cosa ha fatto. Buongiorno Presidente, sono Andrea Molinari. Presidente, guardi che ha un po'... Sì. Non si preoccupi e continui. Ancora qualche minuto, per favore. Cerchiamo di... Ok, mi scusi, continuo. Dicevo, sono Andrea Molinari di Stampa Libera. Presidente Draghi, non è cambiato niente, non c'è stato nessun cambio di passo. Certo. Il generale Figliuolo ha promesso, certo, con il suo benestare cose che non potrete mantenere. Gli scandali interni stanno venendo tutti fuori. Quanto pensa durerà questa farsa? Angolo degli annunci, stai cercando un lavoro interessante e remunerativo che innalzi la tua autostima e ti dia grandi soddisfazioni? Anch'io! Si sente che entra in circo. Oh, 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 mia! E poi si è vaccinata, quindi anche quel dottore si è vaccinato. Quindi, dottor Amici, che facciamo? L'accendiamo? Mi ceda il ricatto? Mi ceda il ricatto? Si pente, si penta, si penta, dottor Amici. Solo per favore, fammi veloci che quello sono dei guanti. I guanti, ok, vabbè, ok. Parlando invece dei dolci, perché dolci, avevamo interrotto questa rubrica sul più bel, parlavamo di dolci pasquali. Alla è fine, vero, cosa l'ha prodotto? Beh, la tradizione è sempre la tradizione. E mi come ogni anno, sì, la settimana dopo le Pasqua, che faccio un meraviglioso regalo, un dolcetto per la mia amica Faustina. Veramente? Che tanto che ma teme. Che bello. Allora che bello. Faccio questo dolcetto con le robe che si avanzate, perché si è anche giusto, insomma, con vabbè, tutto quello che avanza, un poco di questo, un poco di quello, un poco di quell'altro. Si fa così. E un poco di me, perché devo mettere anche un poco di me. Certo, perché il cuore va messo all'interno, sì, di sì, ogni dolce, sì, che sì, si, sì, prepara. E questo dolce si chiama la sputizza, che è proprio un dolce tipico mio, se è di Trieste, però è molto mio, perché è molto di me in quel dolce, devo dire la verità. A seguire questo momento, ad accompagnare questo momento, avremo, signore e signori, la voce di Sandra Milo. E il tutto sarà anche accompagnato ancora dalle note del maestro Peppino Di Capri, che improvviserà sul tema. Sentiamo Sandra Milo e Peppino Di Capri. Presidente, guardi che c'è una cosa, i capelli, una roba strana. Ma non capisco, andiamo avanti anche se ho ancora poco tempo, okay, a dicevo, disposizione. Quanto durerà questa farsa? Gentilissimo Molinari, del quale nutro profonda stima e ammirazione. Attendiamo un secondo il parere dei giudici. Potrebbe essere un sogno che si avvera, ma anche un percorso che si interrompe.
Stai cercando un sito di incontri pieno di donne bellissime, generose e disponibili? Anch'io! Un po' che di non voglio sapere gli ingredienti. Un po' di zucchero, un po' di vanzumi, te metti in bocca. Ma come ti metti in bocca? Che schifo! E via, è pronta la sputizia. Se metti in forno anche o se la lascia così come che sta? In forno. In forno. Ti è divertito? No. Ti piace? Allora. Hai sentito che ha un certo carattere olfattivo. È importante. La musica è importante. L'olfatto è importante. Unire la musica a nuove sensazioni è una cosa che ha senso. Che ne dici? Sì. Vuoi tenerlo così? Beh. Sai che anche come anello ti sta molto bene? Grazie Morgan, complimenti. Grazie. Hai un bellissimo anellino. Sei fortunato. Sai che mi sembra quasi un microfono? Stai divertendo molto. Sappiamo cosa c'era dentro? Sappiamo come ho usato? Come è nata? Sì, non so. Da che cosa? Noi abbiamo scomposto la penicillina. Scomposto la penicillina? Scomposto la penicillina. Beh, allora abbiamo trovato due cose. Però, insomma, c'è un po' di squilibrio. Cosa avete trovato? La penicillina abbiamo trovato. Allora, c'è, e su questo non c'è. L'agillina c'è. L'agillina c'è. C'è l'agillina. C'è, c'è. In ogni globulo c'è l'agillina. Ok. Però non è sola. C'è. Come c'è, dove uno dice come c'è la cillina, i peni, ci sono anche i peni. Dentro ogni cellula c'è una cillina e quattro peni. Ma non è vero? E purtroppo è uno squilibrio. Perché uno squilibrio? Te capisci, quattro peni e una cillina, poi se prendi a sera la cillina mal di testa, a chi sta senza? Molinari, il tuo futuro è tutto all'interno di questa busta. Leggiamo prima il responso. Immagino l'emozione, tutta la vita, caro Molinari, che ti sta scorrendo davanti agli occhi. Non le nascondo che sono emozionato anch'io. Ma tornando a parlare di musica, l'importanza della musica. Dove sta andando nel 2021 la musica, le tendenze dei giovani? Dove le sta andando? Perché non sei qui? Morgan. Toh, guarda! Erano nel mio studio e sono in Tibet! È fantastico! Amici, c'è qualcuno? Incontro qualche amico? Ci sono dei musicisti? Ci sono gli artisti? Dai, scambiamoci dei pareri! Mi piace! Lo conoscete il violino, signori? Lo sapete suonare? Lo sapete suonare il clavicembalo? Morgan? Ehi signori, dai rispondetemi, giochiamo insieme, ci scambiamo le informazioni. Tutto bene. Cosa succede, Morgan? Io so ballare bellissimo, so ballare anche il tip tap. Avete visto? C'è qualcuno che balla il tip tap? Non so, penso che sia sentato che avrà qualche problema, non so esattamente. Gli artisti sono persone che hanno una certa importanza, lo sai, nella società, ma non sempre viene riconosciuta. Sei stufo di sentirti un uomo oggetto usato da tutte le donne solo per fini puramente sessuali? Non ce la fai più! Il tuo morale è a terra! Facciamo cambio! Benissimo, andiamo in posizione, pronti a ricevere il Kleiser One. Lo facciamo per la scienza, lo facciamo per la tradizione, lo facciamo per l'Italia. Pronti, siamo pronti, questa posizione. Chiediamo a Salvatore, per favore, grazie Salvatore, se puoi inserire il cocktail meraviglioso e anche... Eccoci, grazie. Grazie. Partiamo. Partiamo. Leggiamo prima il responso del pubblico, poi prenderemo un'altra busta dei giudici. Andiamo a leggere, Molinari. È nervoso? Un pochino. Allora, leggiamo il responso del pubblico. Per il 70% del pubblico da casa... Lei deve uscire da questo studio. Ok. In orizzontale. Ok, ok, Presidente. Ma non si disperi. Se solamente uno dei giudici voterà a suo favore, le sarà concesso di riformulare la domanda. Purtroppo l'arte viene superata dal meccanismo dello spettacolo. Certo. Hai visto? Hai notato? Invece bisognerebbe preoccuparsi dell'arte, allora, della sofferenza, del dolore. Posso preoccuparmi del tuo dolore? No, stavo ben così. Sai che avrei un'idea per procurarti un po' di dolore? Lo so, so tanti modi creativi per procurarti, ma non mi interessa. Non mi interessa, voglio solo parlare della tendenza. Questo qua mi interessava, non mi interessava farci... Tutto bene?
Allora noi avevamo due madri, sì. Una che era, tutte e due queste qua erano le più importanti, diciamo, le figure che spiccava di più a modo loro, insomma. Una era la madre superiora, che era, sì, la donna, insomma, quella saggia, che ne diceva cosa fare, eccetera. E l'altra era il suo opposto, che era la madre inferiora, che era pizza, brutta, fastidiosa, dovevamo parlare. Ne serviva anche per l'umore a noi, perché potevamo entrare dentro, salutare la madre superiore e tirare un piede nel culo alla madre inferiore. Ma questo era il suo ruolo nella società? Sì. Vabbè. Proprio ti arrivavi dentro, la madre superiore diceva sfogati tesoro. Certo. Vediamo ora la busta dei giudici. Si ricordi, Molinari, non si disperi ancora, perché basta un voto di un solo giudice a suo favore e lei potrà continuare questa avventura. Grazie. Immagino la tensione, sento anch'io anche da casa. Questa è la busta con il futuro di Molinari. Il momento è ad altissima tensione. Devo dire che non mi divertivo tanto dai tempi della Grecia. Questa è una cosa grave, perché poi si creano squilibri, queste cose, finisce che si uniscono con altri veni, altri cilline, poi devi vedere come che succede dentro al corpo, cioè ci sono rivoluzioni interne, anche le gelosie, le cose, poi astinenze, i fastidi. E quindi questo discorso della musica che tendi comunque a ripetersi, ma anche a evolversi, ad avere un... Qualino, sono forti queste foglioline! Quanto ti devo se ne prendo un po'? Posso portarla a casa? Posso farmi delle tisane, Qualino? Il tuo uomo ti ha tradito? Ti senti sola, confusa e abbandonata, ma allo stesso tempo vorresti vendicarti con il primo che passa? Dammi l'indirizzo, velocissima! Lo facciamo per l'Italia, lo facciamo per la fiducia del paese. Si penta! Amici, si penta, si deve pentire. Oh, sentiamo che entra in circolo. Il retrogusto di lime si sente benissimo. Uno spessore che con... Anch'io le voglio. Cosa? Le foglioline di eucalipto. Qualino, sai suonare i tamburi? Sai che sono un artista? Tu soffri, Qualino? Questa madre inferiore che con i suoi modi gentili, certo, ne ha sempre colpito moltissimo. Giusto. E anche noi con i nostri modi le abbiamo sempre colpita moltissimo. Allora, noi con questo chiudessi la puntata. E per questo motivo si crea problemi che se ne capita una cillina un pochettino così che se la tira fa niente. Molinari, sì. La sua avventura finisce qui. Eccoci. Ci sono altre domande? Possiamo andare? Bene. Ok, Marte, va bene, benissimo. Grazie Morgan. Se potremmo tornare magari... Importante, sulle... sono preoccupato per gli amici. Tu ti preoccupi per gli amici? Sì. Io sono molto preoccupato per il mio amico Bugo. Perché? Purtroppo, beh, questa settimana, anche perché ho utilizzato un po' il bambolotto, insomma, per vari esperimenti. Però, comunque sono preoccupato perché nel contorno di Bugo, attorno a Bugo, ci sono degli amici, ci sono degli agenti che non sono persone di grandissima, benissimo, qualità, lo sai. Valorizziamo. Mi dispiace, perché non sono uomini di qualità. Sai come lo chiamavo nell'ultimo periodo, Bugo, quando no, eravamo amici, no, però volevo fargli aprire gli occhi, sì, lo chiamavo Polo. Perché? Il Bugo con la merda intorno, aveva un sacco di merda intorno, Bugo, lo sapevi? Per questo lo chiamavo Polo. Ti piace questo abbinamento? Sì.
Hai vissuto fino ad oggi una vita spericolata, piena di eccessi e ogni sera con una donna diversa per soddisfare i tuoi insaziabili appetiti. Ma hai capito che era solo bisogno d'affetto e vuoi mettere la testa a posto? Passami il nome! Macete è un programma evidentemente prodotto da... Le culatte. Mole. Zecchio di Rosini.